EnoNews, ospite di una serata che possiamo dire all'insegna delle M, perché siamo a Mister Bianco, ospiti di Mister Coffee, ma il grande protagonista è la Maison Mum. E abbiamo un ospite d'eccezione che è Marco Cenedese, brand ambassador italiano del marchio Mum. Una serata, diciamo, piacevolissima, una serata all'insegna delle bollicine. Ma sì, una serata piacevolissima per la Maison Mum, che questa sera incontra Mister Bianco, Mister Café, una delle più importanti enoteche della città, e abbiamo deciso di fare una bella serata degustando dei prodotti. Abbiamo scelto dal grande portafoglio di Mum due prodotti, la Cuvée Privilège, se non la più importante delle cuvée della Maison, e il Rosé. Entrambe di lunghissima tradizione per la Maison e distribuite in Italia dal gruppo Pernod Ricard, che è anche proprietario della marca, e questa sera incontrano appunto la terra siciliana e il cibo siciliano con dei piccoli stuzzichini, quindi abbiamo avuto piacere di assaggiarlo abbinato alla cucina locale. Parlaci di questa grande Maison, dicevi prima agli intervenuti, una delle più importanti, una delle più prestigiose e storiche. Sì, beh, è sicuramente una delle tre Maison più importanti della Champagne, dopo Moët Chandon, Veuve Clicquot, Mum a livello di produzione, e ha una storia molto antica, nasce nel 1827 e percorre l'Ottocento e il Novecento regalando grandissime bottiglie e grandissime annate. Famosissime sono gli Champagne de Sauvran all'inizio dell'Ottocento, che servono appunto come champagne per le principali case regnanti, dopodiché affronterà insieme alle spedizioni nel Polo Sud e al Polo Nord gli avventurieri, quindi un brand legato sicuramente all'innovazione e alla voglia di percorrere nuove rotte. Champagne che sembra non conoscere crisi, un prodotto che piace sempre e piace a tutti. Sì, la crisi esiste, ma è una crisi velata, non è una crisi così forte. Lo champagne risulta essere ancora uno di quei prodotti che piace alla gente, è un bene di consolazione, oserei dire. Quali sono i progetti di Mum per l'immediato futuro e i rapporti con l'Italia e gli eventi in programma? Ma gli eventi sono molti, prossimamente ci sarà Vino Forum a Roma, in cui Mum avrà una sua importante vetrina, poi un percorso insieme a degli stellati Michelin, quindi all'insegna dell'abbinamento tra champagne e cucina territoriale. Qual è il messaggio che Mum vuole rivolgere agli appassionati italiani? Ma che la qualità sta crescendo e che il bere bene è importante ed è spesso legato al bere degli champagne di grandissima qualità, quindi questo è un pochino il messaggio.